la mia migliore amica è Gio. Con lei vive a lei. È tutto ok. Chiamami, chiamatemi, chiamami, chiamatemi Gio. Wonder Show, Made in Gio. Chiamami, 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 chiamatemi Gio. Tutto là, guarda che rischi di fare tardi. Uzzola, è bellissima. Ecco dove era finita. Grazie. Ma veramente questa maglietta è... cioè, non è... Sì, lo so, è un po' attillata, però mi sono già messo a dieta. La cambio. Non se ne parla, è la mia maglietta questa. Ma non mi costa niente. No, no, mi piace così, mi piace così. Ridammi quella maglietta. Va bene, ma vuoi, sono le mica. Comunque io porto la 52. Che ti prende? Ti è mai capitato di essersi sicura di voler fare una cosa e poi quando è il momento non esserlo poi più così tanto? Prendi un bel respiro e vai, senza pensarci. Andiamo? Ci vediamo. Hai un attimo? Ci vediamo dopo, no? Per me? Sì, perché l'altro giorno senza di te io... Beh, ecco, grazie. Ma non dovevi? Ti piace? Bella! Fatta tu? Come si chiama quello? Daniele? Dante? Danubio forse? Stai in terzo C? Ma dove vai? A fidanzarmi? Ah, a proposito, non sapevo che fosse appassionato di lirica. Un appassionato di che? Di lirica. Mia moglie l'ha vista ieri sera alla recita. Alla Ida. Verdi? Non conosco. Ma sì, mia moglie l'ha vista benissimo. A me piacciono le persone di larghe vedute. E poi mica si deve vergognare. Rock. Hard rock. Heavy metal, se proprio sono stanco. Punto. Io, con quella roba classica, non ho niente a che fare, chiaro? E allora che cosa ci faceva ieri sera alla Ida? Si era perso? Sarà stato mio fratello quello che ha visto sua moglie. D'altronde ci assomigliamo parecchio io e lui. Ma lei non ha nessun fratello! Certo che ce l'ho, gemello per l'esattezza. Nome? Rico. Cognome? Come il mio. Altezza? Come me. Professione? Bidello. Pure lui? Pure lui. Gemello. E com'è che non ho mai saputo nulla di questo gemello con me? Perché al bidello nessuno viene mai a chiedergli niente, ecco com'è. Forse qualcuno interessa quanti anni ho, se sono felice, se ho dormito bene. Ma è una domanda, un po' di gentilezza, un po' di curiosità, niente. Nico, si è versato il caffè? Bidello, c'è la lavagna da pulire? Nico di qui. Visto che vi chiedevate il perché delle autorizzazioni ad uscire da scuola, vi annuncio che oggi si parla di ecologia. Ancora, prof? Solo che questa volta da voi voglio qualcosina in più. Voglio che voi mi facciate vedere che fuori dai libri sapete pensare, sapete ragionare. Voglio un po' di creatività.
Sarebbe dire, scusi? Vedete voi come affrontare l'argomento. Il permesso per uscire ce l'avete. Usatelo. Quello che mi interessa è che voi troviate un punto di vista personale sui quattro elementi fondamentali: la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria. Allora, Poletti e Manzi mi lavoreranno sull'aria, Grazioli e Riccardi sul fuoco, Bartocci e Capassi mi fate la terra, Facchetti ti faccio un regalo, tu mi lavorerai sull'acqua. Da solo? Sì, non sei contento? L'acqua va bene. Maltagliati con Testa e Rossi. Ma come, perché? Anche per voi, come per Poletti e Manzi, elemento aria. Tutti gli altri scelgano l'elemento che preferiscono. E quando dovremmo iniziare? Subito. Avete tutta la mattina per voi. Ci vediamo all'ultima ora. Il nostro primo oggetto di studio. L'aria. Che noia! Sembri la Manzi! È proprio per dare una lezione a quella che dobbiamo dare il massimo in questa ricerca. Ci sono tanti modi per dare lezioni. Alcuni possono essere anche più divertenti. Senta, ci ho pensato. Mi scusi di averla importunato. Buongiorno. Lei chi è? Ricco. Ricco? Ricco. Il fratello... Gemello di Nico. Gemello di Nico. Precisamente. E che cosa ci fa lei qui oggi? Sostituisco mio fratello. Un impegno improrogabile. Ma figuriamoci! Ma che vuoi? Impazzito! Che diamine! È impazzito! Mi scusi. Mio fratello non mi aveva avvisato che avrei dovuto difendermi dal corpo docenti. Mi scusi, io non volevo. Le prego di scusare. Vabbè, pareva che volesse benissimo. No, non volevo. Mi scusi. Allora, spero che la vostra mattinata di ricerca sia andata bene. Com'è andata? Bene? Qualcuno ha bisogno di aiuti? Chiarimenti? No? Va bene, allora chiedo io. Per esempio, Grazioli... Come sta andando col fuoco? Scusa Dorotea, mi servirebbe un attimo Poletti, se non ti dispiace, te lo rendo subito. Adesso dovresti fare una cosa per me. Vai fino in fondo al corridoio e poi torni. Dai, non fare così, è semplicissimo. Tu cammini, sai camminare. Sì? Ecco, vai e torni, chiaro? Nico mi polverizza, mi disintegra, mi distrugge. Ma non ti preoccupare, ci sono qui io, non ti succederà nulla. Vai, dai, vai. Ah, dimenticavo. Quando passi davanti al tavolo di Nico, lascia cadere questo. E non ti fermare per nessun motivo, chiaro? Non ti fermare, vai. Facchetti, il solito guizzo di vita, eh? Allora, ci sono altre domande? Dubbi? Perplessità?
ti sei perduto, piccino? Cosa avete dentro quel busto? Totani? No. Seppie? No. Palline da ping pong? Lo vedrai quando avremo finito. Com'è che voi non avete chiesto niente? Non avevamo niente da chiedere. Siamo a posto così. Serve altro. Ciao ragazzi. Ciao. A domani. Ma non viene il campetto? No, ho una maglietta taglia 52 da andare a comprare. Ah, senta, mi sono dimenticato di salutare suo fratello. Non si preoccupi, noi ci siamo abituati. Beh, comunque me lo saluti lei. E già che c'è, gli dica che settimana prossima mi avanza un biglietto per i Pagliacci. Se gli interessa. Non mancherò. Dai, muoviti! Arrivo, arrivo! Aspetta che rispondo. Sì? Dai, va bene, ci vediamo là. Furio, dobbiamo andare che ci aspettano al campetto. Nella prossima puntata. Buongiorno. Pronto? Al tre. Uno. Due. Tre. Sveglia. Oh. Trappini delle lattine. Bella. Le cose che la gente butta via hanno una loro bellezza nascosta. Non trovi?